Presidente, che cosa ci insegnano queste persone che sono state premiate ieri sera? Ci insegnano che nel nostro paese ci sono tante persone, tante imprese che senza nessun obbligo per fare del bene costruiscono il bene comune. Noi abbiamo scoperto l'importanza di portare a conoscenza all'interno del festival e non solo, di portare a conoscenza di quanta gente c'è che lavora nella propria attività e sente il bisogno di donarsi, sente il bisogno di creare il bene comune, sente il bisogno di dare una mano a chi ha più bisogno. E credo che questo sia una cosa straordinaria. Ecco che allora il bene rigenera e fa bene soprattutto alle persone che devono capire che ci sono tanta gente, tanti imprenditori che lavorano quotidianamente per il bene. Presidente, ma secondo lei è arrivata fiducia alle persone che sono arrivate qua al Festival della Dottrina Sociale? L'impegno del Festival era costruire la fiducia, soprattutto attraverso il confronto, e capire che se non si lavora per costruire la fiducia è difficile guardare con speranza il futuro. Credo che quello che sta avvenendo oggi al Festival, con la partecipazione di tante piccole e medie imprese, di tanti volontari che sono presenti al Festival, dimostra quanta voglia c'è, stando attorno ai tavoli, di costruire il nostro futuro con un bene migliore.